ministri presenti, soprattutto ovviamente due presidenti, Sua Maestà e Giorgio Postà, soprattutto i due direttori, Fernando Tomasi, e grazie ovviamente a confronto con le nostre istituzioni culturali. La politica spesso auspica il fare rete, la politica spesso auspica, come dire, le relazioni tra il territorio, e quando questo non solo avviene, il fine importante per il territorio, perché insomma le istituzioni molto spesso magari delle volte tendono a chiudersi o ad essere anche autoreferenziali e voler appunto non il lavoro da fare. Grazie Assessore Bisesti, avete visto il latte dell'assessore? Da parte dell'ICO, l'associazione mondiale che raccoglie i maggiori, proprio perché in campi in qualche misura diversi, ma che si toccano, la storia della memoria, ciascuno nel suo campo, la costruzione della identità. Noi facciamo un passo in più. L'accordo di cooperazione che oggi noi, dal nostro punto di vista, cioè dal Museo Etnografico Trentino San Michele, d'ora in poi MEPS, quindi MEPS, Muse Mart, ma lo dobbiamo portare verso l'esterno. La casa di vetro consente a chi sta fuori vedere che cosa stiamo facendo noi, ma a noi consente di vedere di che cosa ha bisogno l'identità, nella socialità e così via. Quasi ovviamente fatto la parte che è, mi consentite la digressione? Ora Sdravina è impegnativo. Facciamo così, le firmo tutte e tre così. È gentile omaggio della provincia autonoma di Trento. Però sempre mi ricordano di riportarla da questa terra, mi raccomando. Le parole iniziali anche di Mirko Bisesti circa l'importanza appunto di inutili sovrapposizioni mi sembra un aspetto molto interessante, non solo per la Fondazione dello Stato del Trentino, la situazione, come dire, della comunità, delle istituzioni era in parte diversa. Far finta, come dire, che io credo che la novità crea valore aggiunto laddove magari c'è un'azione al sistema di governo, al sistema museale, ma credo che la presenza di comunità sia fondamentale, cioè la volontà delle persone, di chi questi progetti prendono in carico, elaborano, concepiscono.